anche voi, cari amici che ci seguite da casa su Rete 7. Buonasera e benvenuti alla 47esima edizione di Modella per l'Arte. Ma quanti anni sono? Mamma mia, veramente tantissimi. Speriamo veramente di poter festeggiare quelle che vengono chiamate le nozze d'oro tra 30 anni con il grande organizzatore Paolo Vassallo, al quale regaliamo il primo applauso, il secondo diciamo, il secondo. Ora vediamo di conoscerle tutte, mi metto da una parte e così chiediamo loro poi di fare una passerella. Partiamo dalla numero 1, Chanel Yasmin Pogna, lei di Bari, è abbinata alla scultrice Maria Lucia Albertini. La nostra Chanel ha 17 anni, è alta 1,78 m, è una studentessa, studia al liceo scientifico, ha già partecipato a vari concorsi di bellezza, tra cui Una ragazza per il cinema a Taormina, ed eletta Miss Viso a Milano. Nei giorni scorsi ha sfilato alla Milano Fashion Week. La numero 2, Simona Calabria, di Calvisano in provincia di Brescia, abbinata al pittore Fulvio Bresciani, ha 27 anni, alta 1,77 m, intraprendente e positiva, cura l'amministrazione di un'azienda di Brescia, è stata protagonista in vari concorsi di bellezza e partecipa ed è richiestissima in vari eventi moda come indossatrice. La numero 3 è Angelica Mariani di Lissone, abbinata al pittore Brescianini da Rovato. Ha 17 anni, è alta 1,78 m, studentessa, pratica vari sport, non ha mai sfilato e non ha mai partecipato a nessun concorso di bellezza e mai anche ha posato per fotografi. Insomma, la sua prima esperienza davanti ad un pubblico. Modella numero 4, Alessia Bertoli di Varese, abbinata al pittore Bruno Donzelli. Alessia ha 17 anni, è alta 1,72 m, studentessa, è apprezzata fotomodella, recentemente premiata a Milano con il titolo di Miss Viso. Numero 5, Valentina Fuso di Lodi, abbinata al pittore Gianmauro De Vignola, 21 anni, alto 1,74 m, studentessa universitaria in informatica, vorrebbe diventare sviluppatrice di software. Nel tempo libero fa sfilate di moda e shooting fotografici. Numero 6, Carlotta Ciserani di Gallarate, abbinata al pittore Atos Faccincani, 17 anni, alta 1,78 m, studentessa al liceo linguistico, per hobby partecipa ad alcune sfilate di moda. Numero 7, Arianna Cagnazzi, lei gioca in casa e distresa, abbinata al pittore Camillo Francia, ha 23 anni, Arianna è alta 1,76 m, studentessa universitaria in lingue, ha praticato per moltissimi anni danza classica. Passiamo alla numero 9, Isabel Bibai di Asti, abbinata al pittore Bruno Landi. Ha 18 anni, alta 1,82 m, frequenta il liceo per scienze umane, fotomodella, ha già svolto importanti sfilate a Firenze, Venezia, Roma e Cannes. Alla Milano Fashion Week ha avuto un premio speciale per portamento, bellezza ed educazione. Vorrebbe diventare una psicologa. La numero 10 è Silvana Vaccaro di Torino, abbinata alla fotografa Federica Marin. Ha 25 anni, Silvana, è alta 1,75 m, laureata in giurisprudenza e anche fotomodella affermata, molto fotogenica e richiesta da molti fotografi pubblicitari. E siamo alla numero 11, conosciamo Federica Toss di Torino, abbinata al pittore Fausto Nazer. Federica ha 27 anni, alta 1,73 m, laureata in economia, da 6 anni è project manager presso un'importante agenzia pubblicitaria, la citiamo anche, l'Armando Testa di Torino, e anche un'affermata indossatrice. Numero 12, Lisa Coggio, perché c'è una correzione, è giusto?
Perfetto, anni 18, 18 anni, alta 1,76 m, nata in Italia da mamma della Nigeria e papà del Ghana, ha partecipato a molte sfilate di moda, tra cui Milano Fashion Week e anche a Venezia durante il Festival del Cinema, quarta alla finale del concorso internazionale New Model Today, è abbinata al pittore Ugo Nespolo. Passiamo alla numero 14, Fabiana Landi di Vercelli, abbinata al pittore Antonio Pedretti. Fabiana ha 23 anni, alta 1,74 m, frequenta una scuola professionale di pilotaggio aerei. Attualmente è già abilitata a guidare aerei da turismo. Nei giorni scorsi ha avuto il premio di 5.000 euro come migliore allieva pilota di aerei. Complimenti! La numero 15 è Eleonora Molgora di Lecco, abbinata al pittore Maurizio Rinaudo, ha 23 anni, Eleonora è alta 1,70 m, è una studentessa universitaria, studia scienze dell'educazione, già attiva in una scuola di infanzia. Numero 16, Sarina Santoro di Mandello Lario, abbinata a pittore Roberto Poloni, ha 24 anni, Sarina, alta 1,78 m, originaria del Nepal, studentessa universitaria in lettere, suona pianoforte e pratica pallavolo. E siamo alla numero 17, che credo sia l'ultima delle nostre ragazze, Sabrina Gatti, non è mia parente, ci siamo conosciuti stasera e non abbiamo, forse neanche la lontana, abbiamo cercato di capire se ne abbiamo qualcuno, ma non lo è, non c'è nessuna parentela, è di Lissone, è abbinata al pittore Domenico Simonini, ha 28 anni, Sabrina è alta 1,73 m, per anni è stata apprezzata showgirl e ballerina nella danza del ventre, attualmente svolge un'attività, lavora in un negozio, un'attività commerciale. Facciamo un applauso ancora a tutte queste nostre 17 ragazze. Il momento di parlare di arte, e chi c'è più esperta d'arte, vicina alla modella per l'arte da tantissimi anni, conduttrice di trasmissioni televisive su Rete 7, di tutto questo naturalmente ci parla lei, Giorgia Cassini. Benvenuta, sei elegantissima. Guarda, ma anche quest'anno ti ha vestito la Fenice di Locarno, esatto. Vero? Perfetto, allora tu il sorriso ce l'hai stampato comunque. Allora ti lascio con il nostro pubblico, i nostri telespettatori e le nostre ragazze, torno tra poco. Ben ritrovati cari amici, siamo giunti al momento dell'arte, io sono davvero felicissima di ritrovarmi in vostra compagnia anche quest'anno alla 47esima edizione della Modella per l'Arte. È per me un grande orgoglio partecipare a questo evento creato con assiduità e costanza da Paolo Vassallo, al quale mi unisco nel ringraziamento iniziale di Cristiano Gatti. Un grande applauso, premio Città di Stresa, Regione Piemonte, a Fulvio Bresciani. Omaggio anche per i cittadini della Svizzera. Regione Piemonte per Brescianini da Rovato. Un grande applauso. Cioccolatini la Svizzera. Grazie. E la mancabile scatola di cioccolatini la Svizzera. Artisti contemporanei di continuare a chiacchierare col maestro Ottaviani.
augurarvi un buon proseguimento di serata e ricedere il microfono a Cristiano Gatti. È arrivato un momento particolare, un momento di alta televisione, così possiamo dire, con un volto noto televisivo, un volto noto nel cinema, che a volte sta anche dietro alle macchine da presa. Quindi adesso vediamo un bel racconto, raccontato, bisticcio di parole, direttamente dalla protagonista, Elisabetta Pellini. Attrice protagonista di tante fiction, impegnatissima, coccolata dal nostro, buonasera e benvenuta, coccolata dal nostro Paolo Vassallo, che sono anni che chiede se può partecipare alla nostra edizione, ha mantenuto la promessa e quindi benvenuta a Stresa. Buonasera a tutti, grazie a Paolo Vassallo per la pazienza. Purtroppo questa premiazione cade sempre in coincidenza, purtroppo e per fortuna per me, di lavori, e quindi non sono mai riuscita a venire, però sono molto felice di essere qui, anche perché io sono di Varese, quindi sono dall'altra parte del lago, sempre il Lago Maggiore, sono cresciuta su queste sponde e quindi insomma è proprio bello essere qua anche un po' nella mia terra. Inviterei a questo punto il professor Renato Balduzzi, ricordo ex ministro della Sanità, perché vogliamo consegnare a Elisabetta Pellini un premio per, diciamo così, alla carriera, anche se la tua carriera è lunga nel passato, ma sarà lunghissima ancora per il futuro, in quanto sei giovanissima e anche super promettente, se me lo permetti. Allora, qui c'è scritto premio Regione Piemonte per l'operosità artistica all'attrice e regista Elisabetta Pellini. C'è una data, c'è un anno che non è quello di quest'anno, perché probabilmente eri stata invitata in quel famoso 2021, poi il 22, ahimè, però ha mantenuto la promessa. Elisabetta Pellini è qui oggi per noi. Prego. Sono 3-4 anni che Paolo Vassallo annuncia l'arrivo di Elisabetta e però non ci ha detto una cosa: con Elisabetta niente selfie. No, vabbè, l'importante è che non siano un'ossessione, fare sui selfie sì, però se diventano un'ossessione, una mania, è come il cioccolato, io lo adoro, però se poi uno esagera gli viene l'acetone, quindi non bisogna mai esagerare nelle cose. Quindi selfie ma con misura. Va bene, un applauso a Elisabetta Pellini. Grazie davvero, grazie al professor Renato Balduzzi per questo momento. Deve rimanere. Grazie mille. Grazie Elisabetta. Buona serata e buona continuazione. Benissimo. Meritatissimo questo applauso, perché sono ritornate le nostre ragazze, è ritornato anche il sorriso di prima, che magari tra qualche minuto si smorzerà un po' per qualcuna di loro. Speriamo di no, che si mantenga comunque, anche se non porterete a casa lo scettro di questa 47esima edizione. Cominciamo con il premio Città di Stresa, che assegniamo a Sabrina Gatti. Eccola qua, Daphne consegna la fascia, il suo premio è un premio Pierre Bonnet, un orologio e Bosca Anniversary. Grazie alla nostra Sabrina. E adesso il premio speciale della stampa, che è assegnato a Liza Kojo. Eccola là, la numero 12. Regalo orologio Pierre Bonnet e un paio di occhiali da sole e un Bosca Anniversary. Quindi una bottiglia dell'anniversario Bosca.
Perfetto, le fasce sono sempre complicate da far indossare. Grazie Alizza, passiamo adesso al premio alla Suissa, cioccolato, che va ad Eleonora Molgora. Un bel regalo per lei, un orologio Pierre Bonnet, una bottiglia Bosca Anniversary e un dipinto in acquarello di un noto pittore. Grazie alla nostra Eleonora. Premio speciale Courvas. Courvas abbigliamento sportivo a Sabrina Santoro. La numero 16. Anche lei un orologio Pierre Bonnet, un paio d'occhiali da sole, una bottiglia Bosca Anniversary. Eccolo qua, sono tutti i premi Città di Stresa. Grazie alla numero 16. E adesso un premio speciale Italvalve ad Arianna Canazzi. Orologio Pierre Bonnet, un paio d'occhiali da sole, alla numero 7. Proseguiamo, adesso abbiamo gli altri premi, 5 speciali premi con fasce sponsor a Carlotta Cesarini, il premio Boutique Fenice di Locarno con questa fascia, riceve in regalo un capo di alta moda della Boutique Fenice, appunto di Locarno, e un orologio Pierre Bonnet. Premio speciale, il premio André Maurice con la fascia ad Isabel Bibai, numero 9. Regalo un orologio Pierre Bonnet e un phon professionale, anche lo spumante Bosca Anniversary. Andiamo avanti con i nostri premi speciali e a questo punto premiamo Chanel Jasmine e il premio orologi Pierre Bonnet. E la fascia appunto di Pierre Bonnet, in regalo un orologio, appunto Pierre Bonnet, un capo di alta moda in cashmere di André Maurice per Chanel Jasmine. E adesso un premio speciale con fascia Industria Italvalve ad Alessia Bertoli. Riceve in regalo anche un completo lingerie da bagno, luna di giorno by MBS e un orologio Pierre Bonnet alla numero 4. Abbiamo un ultimo premio speciale che viene consegnato ad Angelica Mariani, numero 3, RCM Gioielli di Valenza. La fascia di RCM, poi riceve in regalo un capo di alta moda in cashmere di André Maurice e un orologio Pierre Bonnet. Grazie alla numero 3. Io chiudo la cartella e chiedo alle 5 ragazze di andare verso il centro. C'è molta attenzione da parte del nostro comitato verso la numero 5, prego la numero 2 di girare il cartellino per cortesia, la numero 10, la numero 11 e la numero 14. Quindi focalizziamo l'attenzione su di loro, abbiamo comunque dei premi speciali per queste 5 finaliste. Allora. Allora, modella per la moda mare a Fabiana Landi, numero 14. Consegna la fascia Daphne Apollonio, una fascia con il logo La Suisse. Riceve in regalo anche lei un orologio Pierre Bonnet e un phon professionale. Ecco qua le 5 finaliste, grazie Fabiana Landi. Daphne consegna la fascia e l'applauso del nostro pubblico e del nostro comitato. Titolo modello per il cinema a Silvana Vaccaro, numero 10. La fascia con il logo La Suisse e la consegna appunto Sara Alberti. In omaggio anche per lei un orologio Pierre Bonnet, un completo lingerie luna di giorno by MBS, un phon professionale e le foto dei vari fotografi presenti in sala. Adesso andiamo avanti con il titolo di modella, questa era la modella per la gioielleria, giusto? Modella per, allora uno, due, no, era Silvana Vaccaro, giusto? Eri tu, perfetto. Adesso modella per la gioielleria a Simona Calabria. Simona Calabria,
La fascia con logo La Suisse riceve in omaggio una borsa di alta moda di Carluccio Bianchi, un orologio Pierre Bonnet e un phon professionale. E andiamo avanti. Dopo la modella per la gioielleria abbiamo la modella per l'alta moda. Il premio l'assegniamo a Federica Toss, la numero 11. Il logo della Suisse, la fascia con La Suisse, in regalo una borsa di Carluccio Bianchi e un capo di maglieria cashmere di André Maurice insieme ad un orologio Pierre Bonnet per Federica Tossi. E adesso il titolo di modella per la TV, Valentina Fuso, rimanevi solo tu. Fascia con logo La Suisse, un regalo, un elegante orologio Pierre Bonnet, un phon professionale, una borsa di alta moda di Carluccio Bianchi. Quindi abbiamo modella per la moda mare Fabiana Landi, modella per il cinema Silvana Vaccaro, modella per la gioielleria Simona Calabria, modella per l'alta moda Federica Toss, modella per la TV Valentina Fuso. Facciamo ancora un applauso alle nostre ragazze. È giusto dedicare un momento certamente alla bellezza delle nostre ragazze, ma anche chi le rese ancora più belle grazie al trucco e le splendide acconciature. Qui abbiamo Loredana di Emilio Equipe Parrucchieri. Di dove siete? Siamo di Sesto Calende, provincia di Varese, questa volta la Lombardia con la nostra attrice Balla Grande, la bellezza comunque di tutta l'Italia, ragazzi. Beh, siamo confinanti comunque, quasi dall'altra parte del lago, quindi grazie, magari vi girate anche così, apprezziamo anche le acconciature che hanno preparato i nostri parrucchieri, perché comunque anche questa è arte. L'arte del benessere delle nostre modelle e delle vostre clienti. Grazie! Bene, visto che rimangono sul palco le nostre modelle, perché ci siamo quasi, fa effetto vedere il vostro nome là e poi tra un po' numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5... Quindi abbiamo modella per la moda mare Fabiana Landi, modella per il cinema Silvana Vaccaro, modella per la gioielleria Simona Calabria, modella per l'alta moda Federica Toss, modella per la TV Valentina Fuso. Facciamo ancora un applauso alle nostre ragazze. Vediamo intanto già il tabellone. Sonia è già pronta per poi scrivere i voti, quindi tra qualche istante sapremo chi sarà la modella per l'arte 2023, abbiamo il nome delle ragazze e abbinato anche il numero, quindi 14 Fabiana, 10 Silvana, 2 Simona, 11 Federica e 5 Valentina. Grande modella, top model affermata e anche famosa musicista. Buonasera a tutti, intanto grazie a Giorgia per tutti questi bellissimi complimenti, grazie anche a Paolo per avermi sempre invitata come madrina a questa bellissima manifestazione e per avermi questa sera regalato questa bellissima targa. Io cerco sempre di dare tutta me stessa in quello che faccio, di trasmettere tutte le emozioni che ogni giorno vivo e che mi caratterizzano e sono contenta che questo riesca ad arrivare al pubblico e spero tanto di poter continuare su questa strada. Mi si stanno aprendo parecchie porte in questo istante, quindi sono pronta a tutto, mi piace sperimentare, provare sempre cose nuove e quindi vedremo, tanti nuovi progetti in ballo e spero che il pubblico apprezzi sempre quello che faccio. Allora, siamo nel momento più atteso della serata. Sonia Cignoni è al tabellone per segnare i vari punti che il nostro comitato ha votato per questa edizione. Quindi noi citiamo adesso il nome del componente del comitato e il numero della modella che è stata votata. Allora, Giorgia Cassini, critico d'arte, ha votato la modella numero 5. Il mago Valeri, la modella numero 14, confermi? Perfetto. L'ingegner Roberto Roveta, presidente di Italvalva, ha votato la modella numero 5. Fratelli Sacu, titolari della boutique Fenice di Locarno, la modella numero 14. Fabiana.
Francesco Di Piazza ha votato la numero 14, Fabiana. Ricordo che Valentina al momento ha 2 punti e 3 Fabiana. Elisabetta Pellini ha votato la modella numero 5. Pari merito tra Valentina e Fabiana. Il dottor Gianfranco Ludovici, la modella numero 11, Federica. Gian Genta, ceramista di Savona, ha votato la modella numero 11, Federica. Bruno Landi, pittore di Vercelli, la modella numero 14, Fabiana. Allora, 4 per Fabiana, 3 per Valentina, 2 per Federica. Fulvio Bresciani, pittore di Rivoli, Torino, ha votato la numero 2. Simona, dirà, finalmente, fai vedere bene quel numero 2. Allora, Federica Marin, fotografa di Udine, ha votato la numero 10. Silvana, vedete che c'è un recupero delle altre ragazze. Qui c'è il pittore Antonio Pedretti di Gavirate Varese che ha votato la numero 14, Fabiana, che ha raggiunto 5 punti. Seconda in questo momento è Valentina con 3, poi Federica con 2, pari merito Simone e Silvana con 1 voto. Giuliano Ottaviani, scultore di Treviglio in provincia di Bergamo, ha votato la modella numero 5, Valentina. Il pittore Maurizio Rinaudo di Osasco in provincia di Torino, la modella numero 11, Federica. Maria Lucia Albertini, scultrice di Gattico in provincia di Novara, ha votato la modella numero 5, Valentina. Pari merito, se non sbaglio, tra Valentina e Fabiana. Poi vediamo con 5 punti Valentina e Fabiana, 3 Federica, 1 Simona e Silvana. Il pittore Fausto Nazer di Venasca in provincia di Cuneo ha votato la modella numero 11, Federica. Il pittore Gianmauro De Vignola di Campo Ligure in provincia di Genova ha votato la modella numero 5, che va in vantaggio, Valentina. Il professor Renato Balduzzi, che è nostro ospite d'onore, la modella numero 10, Silvana. Antonio Saporito, artista, il nostro ospite d'onore, la modella numero 5, Valentina. Sono 5 per Fabiana e sono 7 per Valentina. Il pittore Bresciani da Rovato, anche se non fa la differenza, di Rovato in provincia di Varese, ha votato la modella numero 5, Valentina. Lì abbiamo lo scettro pronto, la corona pronta per Valentina, la modella numero 5 che vince la 47esima edizione di Modella per l'Arte 2023. Ecco Sara e Daphne che hanno consegnato, beh questa volta in un attimo, siete riusciti a mettere la corona e lo scettro, cose che a volte vediamo in questi concorsi che c'è difficoltà, ma questo non è un concorso, quindi la difficoltà non esiste. Facciamo i complimenti alla nostra Valentina, a tutte le ragazze che fate un passo avanti, anche voi naturalmente, perché comunque portate a casa dei bellissimi premi e credo anche ricordi di questa 47esima edizione. Auguriamo a voi tutte che avete partecipato a questo nostro evento, anche le ragazze che sono già uscite, di fare una splendida carriera nelle cose che vorrete fare, anche se non farete le modelle, l'importante è che riusciate a fare quello che desiderate nella vita. E l'augurio che noi vi facciamo qui presenti in sala con l'applauso, e mi auguro anche ai nostri telespettatori di Rete 7. Un ringraziamento appunto a Rete 7, ricordo domattina ai presenti che ci sarà la premiazione con Giorgia Cassini, grazie a tutti gli artisti, a tutti i pittori, grazie al nostro comitato d'onore. Ho finito il nostro appuntamento,
Sì, 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 certo. Beh, la madrina della manifestazione mi sembra giusto, Elisabetta Pellini di fianco alle nostre ragazze, così chiudiamo ancora di più in bellezza questo nostro appuntamento. L'accompagniamo con un applauso e la ringraziamo naturalmente per aver mantenuto la promessa e in mezzo a tanti impegni è riuscita comunque a raggiungerci per questo importante appuntamento. Quindi un applauso finale con un ringraziamento e cari amici di Rete 7, ci rivediamo un altro anno, 48esima edizione? Speriamo di sì. Grazie alla nostra regia di Giuseppe Ales, grazie a Paolo Vassallo per l'organizzazione e naturalmente a tutti voi per essere venuti questa sera qui alla Regina Palace per trascorrere qualche ora in nostra compagnia. Da Cristiano Gatti, buonanotte. Sono con Valentina, la vincitrice della 47esima edizione della Modella per l'Arte. Come ci si sente, Valentina? Sono molto emozionata per questa vincita, non me l'aspettavo e è davvero un onore per me portare questa corona e questo scettro bellissimo. Sono molto emozionata anche perché il mio dipinto mi ha colpito subito, tutti mi riconoscevano in quel dipinto, sono rimasta davvero colpita, ho fatto un sacco di domande al pittore sulla durata, di quanto tempo l'ha fatto e tutto il resto, quindi sono molto contenta. Ti aspettavi di vincere? No, non me lo aspettavo assolutamente, però diciamo che per il bel dipinto che mi ha fatto forse un po' lo speravo, ecco. E noi siamo felicissimi della tua vittoria e soprattutto perché ammiri l'arte e quindi come critico ne sono veramente lieta e ti auguro di fare una bellissima carriera come meriti. Grazie mille davvero. Cari amici, sono in compagnia di Elisabetta Pellini, ma è un grande piacere per me perché è un'artista straordinaria, oltretutto discende da un grande della scapigliatura, per cui l'arte scorre nelle sue vene a 360 gradi. Complimenti, grazie di essere con noi questa sera e soprattutto una domanda a cui gli amici a casa tengono particolarmente, hai interpretato, sei famosissima, tantissimi ruoli femminili. Come cambia una donna il suo carattere per arrivare a interpretare tante donne così diverse? Allora, buonasera a tutti, io sono molto felice di partecipare a questo premio, finalmente un premio al nord perché mi premiano sempre Centro Italia, Roma. E sì, io vengo appunto, la mia famiglia, Eugenio ed Eros Pellini sono dei famosi scultori. Eugenio è stato uno dei primi scultori della scapigliatura nell'ambito della scultura e amo tantissimo il cinema, sono attrice, regista e adesso anche sceneggiatrice. Il prossimo anno dovrei fare un film, un lungometraggio, perché già ho fatto come regia dirigendo Milena Vukotic e Andrea Roncato un film che si chiama Selfie Mania, sulla mania dei selfie, e quindi sono anche passata dietro alla macchina da presa ed è una cosa che mi piace tantissimo. Arrivo proprio ieri, c'è stata l'anteprima di un film internazionale a cui ho partecipato con Mickey Rourke e Anthony DeLon, 21 Rubens, e a breve dovrebbe uscire un noir che ho appena fatto come protagonista in Calabria e sono tutti ruoli molto diversi. Allora cambia nel senso che alla fine sono sempre io, però un'attrice deve sapere guardare la realtà, anche fare e interpretare personaggi che sono molto diversi da se stessa. Infatti io la maggior parte sono tutti dark lady, io in realtà sono proprio l'opposto, anzi tendo ad essere una donna un po' fessa, se così posso definirmi, però mi piace d'essere così perché credo che le persone debbano sempre credere nel prossimo, non bisogna mai perdere fiducia nel prossimo, altrimenti diventa tutto un bianco e nero, tutto un grigio sfocato, invece la vita è piena di colori. Però è importante per un'attrice poter osservare, guardare e rifare copia e incolla anche delle cose che non le piacciono. Per cui il consiglio che posso dare a tutte queste ragazze, appunto si parla di modelle, io ho iniziato anche come modella, anche se il mio sogno è sempre stato quello di fare l'attrice, quello che posso consigliare a tutte queste ragazze è di studiare, perché la cultura, la bellezza passa, la cultura resta, l'arte fa parte della cultura e il nostro paese lo insegna, che è un paese ricchissimo di arte e di storia. E quindi la bellezza è una forma d'arte, però non bisogna approfittarsene, bisogna approfondirla perché diventa sicuramente più interessante.
Grazie, grazie Elisabetta Pellini, una grande donna per cui le facciamo un grandissimo in bocca al lupo e speriamo di poter presto essere in pubblico per applaudire anche i tuoi lavori. Siete tutti invitati e viva il lupo!